Back in Live, diretti oggi full cam, si parte così. Come andiamo? Purtroppo in quest'ultimo periodo diversi problemi, più che altro è difficile andare in live, si avvicina al periodo studio forzato. E già. E quindi si rivela un bel problema riuscire a trovare del tempo. Però noi ci proviamo appena possibile, non sempre come quando dovrebbe essere da schedule. Però almeno insomma ogni 2-3 giorni io ci sono. Ok, dicevo, non sentivo l'audio. Nel frattempo, tutto il mio carica. My smartphone. Nell'attesa che accorra la gente. E noi possiamo guardare il nostro live streaming direttamente da smartphone. Ok, ci siamo. Eccoci qui, siamo al 7:20 come al solito. Siamo sempre sul 7:20 per qualche ragione di connessione, cose varie. Ho dovuto settare live in 7:20, ahimè, a 60 fps, perché purtroppo non possiamo fare diversamente. In quanto seppur io abbia una 100 mega, non riusciamo ad avere uno streaming, come dire, che possa andare fluido. Seppur ho fatto diverse prove, ho anche abbassato un po' il bitrate e la latency inizia a volare. Come al solito, sempre problemi di connessione. Cosa che comunque, cioè, è assurdo, non avevo questo problema prima con il PC meno performante, seppur purtroppo non dipende dal PC. Fatto è che guardare la stream e allo stesso tempo streamare magari con una connessione che non è il massimo, tutto in 720 con 60, possono esserci dei disturbi. Ed effettivamente io non so, provo un attimino a chiudere la stream perché ecco, mi è bastato soltanto un attimo chiuderla in la latency, come possiamo vedere il ping è sceso. Perlomeno, diciamo, è quasi vivibile. Adesso sta salendo un po'. Però insomma, finché si mantiene sui 60 va più che bene, diciamo. Quando inizia a salire sui 100, 120 è un attimino preoccupante, ma ci proviamo. Ho dovuto farlo, purtroppo. Dai, comunque riesco a tenere in certo senso sotto controllo da qui. Sarà il fatto che magari sia tutto in 720, seppur comunque non penso di poter fare dell'altro. Vabbè, comunque dai, 60 in latency di ping ci può stare, 58 va più che bene. Era quella. Appena l'ho chiuso, tutto si è sistemato. Questo è un problema però, perché non potendomi guardare, insomma, non è proprio il massimo. Perché adesso sto usando lo stesso OBS che
lo stream. Per controllare un po' il tutto. Ma va bene, dai, va bene. Va comunque bene. Non mi lamento. Ok. Ci facciamo due partitine. Magari partiamo. Non so, da qualche arcade. Qualcuno? C'è qualcuno in chat da qualche parte che vuole nel caso unirsi? Ora sono con lo smurf, dato che purtroppo in questi ultimi due giorni, forse anche più di due giorni, ho avuto qualche problemino. Ho detto arcade, invece ho fatto partire la ranked, ragazzi. Comodo, altrimenti mi trovo sempre sotto i piedi. Hello guys. E dopo questa gaffe brutti, è stata l'abitudine. Ho fatto partire direttamente da ranked. Vabbè, vai, tanto comunque l'intento era quello. Magari avrei voluto farmi un arcade di riscaldamento, però comunque non è che sia freddo al pomeriggio, comunque giocavo solo stamattina, perché allora dopo pranzo, in realtà sono con seta ora di pranzo. Prima di mangiare, però teoricamente potrebbe essere un dopo pranzo, perché comunque era abbastanza tardi, diciamo, nel consueto vivere è un dopo pranzo. Maybe two healers. Ciao, baby. Che web, Julius, guys. Mortaccio, dai. Dai, non si può così. Ma dai, ma... Cioè, raga, non si può così, non si può proprio, è impossibile. L'ho mangiata. Però, ripeto, è impossibile. Con Lucio, poi! Or can you switch maybe Lucio, because we have just one healer, it's impossible for you to heal. Ah, raga, ma parliamo... Parliamoci chiaro, come cavolo fa quello a curare? Oh, ma davvero? Merci, Moira, Ana. Attenzione! Creator! Eccolo! Ci aspettava, incredibile! Grazie a Creator per la sub! Grande, grande! Sì, le provo sempre le comp, in realtà. In realtà, anzi, adesso ti spiego com'è andata la situazione. Fammi un attimo finire questo fight e ti spiego com'è andata la situazione, perché forse sei arrivato poco più in ritardo. È la prima che faccio stasera, perché comunque ho iniziato adesso. Però adesso ti spiego, stai lì. Innanzitutto pensa alla canzoncina che c'è da fare. Comunque qui sono con lo smurf, come puoi vedere. Come al solito sono sempre più alto, in quanto l'MMR è decisamente più vivibile questo account.
Però vi prego, un healer, vi prego. Sì, ma... cioè, allora, ti dimmi, con Lucio, solo Ili, come facciamo? Mio Dio, è impossibile, cioè... è semplicemente impossibile. Giustificatissimo la ulti perché mi serviva solo per riprendere il mecha. Non è un errore, anche perché stiamo per vincere, quindi si funziona così, come ben sapete, questo gioco. Allora, Gridor, praticamente devi sapere, ho startato live direttamente. Ho fatto due spari con Mekri come solito, come consueto, per scaldarsi la mira. Ho detto adesso faccio un arcade per riscaldarmi prima di entrare in compi. Che ho fatto? Il cervello ha automaticamente premuto la ricerca per le comp, quelle ranked. L'ha trovata instant, non ho avuto il tempo di cancellare, l'ha trovata instant. E quindi niente, sono dovuto buttare subito a capofitto in questa ranked. Avrei voluto scaldarmi un attimino prima, però va bene, dai. Tanto comunque, come dicevo, ero già caldo perché verso l'ora di pranzo ho fatto 2-3 ranked pomeriggio, sia con main che con Smurf. Dato che in questi ultimi 3-4 giorni non ho fatto altro che perdere, devo riprendermi qualche centinaio di punti. Però vi prego, basta con un healer solo, che è soltanto Lucio! Capisco che c'è danno, per carità, però non possiamo sperare di vincere di nuovo così. Questa mi chasa con la neve qua. No, oh, maledetto. Taccio Lucio. Abbiamo veramente un healer che sta solo curando con Lucio, io non so che dire. Continua a fare, cioè sta rischiando in maniera incredibile. Noi stiamo divando come dovremo. Se ne va da tutte le parti sto Winston senza dir niente. Questa Mei. Stanno pushando. Io non capisco veramente, non so. Cioè, è assurdo quello che stiamo facendo. Non... c'è Mercy da qualche parte, sento. Adesso Rodo Gorisa ovviamente, cioè. Cioè, l'unica cosa che possiamo fare è perdere tempo prima di... cioè... figuriamoci. Boh. Non so che dire. You have my thanks. Sì, sì. Questo si cura da solo, non se ne frega niente. Non c'è neanche Rodo che dice, c'è Rodo che si cura da solo. No, raga, è assurdo. Che la mon muore. Questo mo si butta e ulta come un cretino. When faced with a setback, we must challenge our assumptions.
Cioè, è impossibile, è ingiocabile, ragazzi. Abile. Ma perché voglio... Cioè, io non capisco questa volontà di perdere. Perché? Perché Zenyatta? Lasciatemi switchare di là! Maledetti! Come troguare una partita in una maniera incredibile? Zenyatta, io non so, cioè boh. Che l'uomo muore. Oh mio Dio, è assurdo, cioè... Come si fa a giocare così? Te l'ho switchato. Science will reveal the truth. No, vabbè. Go, come on, come on. Find their weakness and claim the objective. Injured again. Mio Dio, quella diva, ragazzi. Mio Dio, quella diva.
Ice, come on back. Perché morire uno alla volta? Perché delle persone suicide uno dopo l'altro? Non ha senso. Non lo perdiamo, diamo il punto. Perché? Perché c'è? Cioè, cos'è? Rodog, Diva, 3. Io non so. Cioè, poi tolgo 30 punti per via di queste cose che... Io non... veramente non so che dire. Boh. Trust me. Totto. Credo di aver perso 25 punti almeno. Dopo 200 persi questi giorni. Però vabbè. Signor Gritor. Allora, adesso credo che devo... a consentire un suo desiderio, signor Gritor. Dica lei che canzone vuole che faccia. Allora, non si doveva fare quella partita e vabbè, trovatissimo così. Va benissimo, va benissimo. Iniziata così, startata così di botto, di brutto e finita altrettanto male, ma non c'è, cioè, già la prima mappa io non so perché l'abbiamo vinta, perché è qualcosa di impressionante. Non avremmo neanche dovuto vincerla quella mappa, io lo dico con il cuore, lo dico. Perché veramente non è possibile. Avevamo Lucio solo healing. La seconda, vabbè, trovatissima, perché comunque abbiamo continuato ad andare solo healing. Ho dovuto switchare io alla fine della partita perché nessuno voleva switchare. Ma dico, Lucio, ma prendi almeno la Mercy, prendi la, non so, la Moira, la Ana, che almeno fanno qualcosa. Cioè, mi prende il coso là, il Lucio che non fa niente. Devo andare a cercarmi l'Hillpack. Ma stiamo scherzando, ma non è un modo di giocare.
Va benissimo, ok, perfetto. Allora, mi suicido. Me lo levate voi che mi suicidassi. E quindi andiamo subito a cercare questo Lang. Che bello come sale latency. Ale, 120 per tutti i diavoli. Perché? Perché pingo? Vabbè. Non sogna di vincere partite, però là, ne vinco due a pomeriggio, questo mezzogiorno più o meno, l'ora di pranzo, adesso si perde ovviamente, perché una volta che tu raggiungi il season high, il career high, automaticamente quella season non puoi assolutamente superarla, ma stiamo scherzando. Quindi io cerco di riavvicinarmi di nuovo al 2-6, 2-7, per stare più o meno in quei punti, così poi per la prossima season, che sarà andare tra 7-8. Perché cioè, sappiamo come funziona, quindi è inutile sperare di salire sin da subito. Col main, chissà come, cioè, ormai ho perso le speranze, come va, gioco e basta, se salgo salgo, se salgo non salgo. Allora, attenzione, abbiamo lì Offspring 1983. Allora, mi ha mandato tra l'altro il video che ha direttamente la lyrics. Dovrei essere in grado di leggerla, se no. Perché spesso le lyrics di YouTube hanno questo problema. Che, come dire, non vanno a tempissimo. E quindi se tu non sai proprio il testo, devi un attimino stare, come dire, devi cercare di starti a passo con le parole, ma non ce l'hai, e allora ti attacchi, come si suol dire. Va bene, apriamo direttamente questa. The damage has been done. Non so se la so questa. Sì. Questa non mi ha fatto paura. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Dai, dovrei riuscire. Ecco, infatti, allora è partita giusto quell'attimo dopo, e quindi io giustamente perdo. Riproviamoci, dai. No, niente, devo cercare una lyrics, perché già non la so, nel senso le parole non la ricordo, l'ho sentita qualche volta, però devo trovarmi una lyrics così c'ho il testo davanti e so cosa leggere. Yep. Allora, ok, riprendiamo, perché sennò riproviamoci perlomeno. Scaldo la voce intanto. Parte? Non parte? Beh. Okay.
Ci provo, eh. Da Tracer, sì, effettivamente, non male. Grazias. Ecco. Kiss me, baby. It's good. Hold me, baby. You gonna... Cosa? So... C'è qualcosa che non quadra. Va bene. Hai detto Tracer? No, non posso, non da healer. Fuck. Kiss me, baby. Ooh. Oh, my baby. I look in. Quella è one. One more. It's fucking one. Really, really one. Hey, did you ready? Yep. Is your show? Is here, is here. Where's the fun in playing fair? Dove sta? Qua vicino sta. She probably has no balls. Qua sta. About our spawn? Dove sta? Che bastarda. Nice. Select your hero. Oh, comunque. Perché non riesco più a scrivere? Oh, volevo andare a Tracer, dai. Dai, devo tornare a 2006, porca miseria, che cazzo ci faccio ancora a 5? Troppi punti sti game, troppi, devo tornare a 2006, dai, su, dai, su, che poi dobbiamo andare al 2007, che dobbiamo andare a Diamond. Somewhere behind us. Nice, good buddy. Fuck! Gotcha. Diva top. Ma questo sta giocando come se fosse la finale di Coppa del Mondo di... Ci sta. 3v3. HP. Easy. Yep. Where is the fun if... It blows the same. Playing fair. Where is the fun if playing fair? Select your hero. Ecco. Let me try Winston. You said Tracer? What the fuck? Ditemi che c'ho l'altra cosa, raga, mannaggia. C'avevo l'altra scena. Va bene, fa niente, da tanto comunque ho visto qualcosa. They got Farah, be careful. Fuck, she's so annoying. Non ho mercy, quello è annoying. Kill McCree, McCree. Cosa? Cosa? Ah. Muoio male. Gaia! Vieni a salvarmi se ho bisogno di cure, maledetto. Ah, dai. Ma farà mercy, ma si può, farà mercy. Ah, che una è morta, quello stava lowissimo, vabbè che poi c'era stata Mercy. You can do it, man, you can do it. Yeah. I'll try to do my best. Yeah, go. Cupola. My fault, sorry.
felt nervous. No, non me ne ero accorto effettivamente. No, stavo pensando qua. Ah, niente, dai. No. Perché la sim? Oh, perché? Fuck. Yeah, I can't play this hero, sorry. Fucking random. Che cavolo okay, va okay, ora? Right. Ma scemo. Just play basic, basic. Lo sapevo io che moriva, lo sapevo! Oh. Wow. Pick man, pick. Go, 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 go. Go, go. 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 Okay, okay, okay. Stay, 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 stay. Come here, come here. Let's try come to back from back. Yeah, doesn't matter. Oh, go, go, come here, come here, come here. Back, 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 Anna. Nice, buddy. Zarya, low kill, Zarya. Nice, buddy. Good job. Good job, buddy. Nice. We played well. Il job più o meno, ma abbiamo fatto schifo. Ah, niente. Job mid. Niente, no, ok, stiamo andando. Dobbiamo ragazzi, dobbiamo, perché devo perlomeno vincerne due. Almeno due. Per andare a letto tranquillo. Se ne vinco due di fila, giuro che. Con lo smartphone però gioco anche bene. Poi se c'è qualcuno che vuole giocare, andiamo col main, che comunque per me è, come ranking è lo smartphone. Va bene. Guardate, guardo 200 punti di differenza, ma io non capisco. Domani comincia il Capodanno. Capodanno e forzieri lunari. Sarà l'anno del maiale quest'anno. Comincia l'evento ovviamente, su Overwatch, non comincia il Capodanno domani, e quindi ci saranno un bel po' di skin carine, cioè quest'anno, sì, quest'anno mi piacciono, non tutte però insomma, ci sono cose carine, però purtroppo entrerà anche la nuova patch dove Diva non potrà più soffrire del cooldown di un secondo della Matrix, che aumenterà in due, signori. Due. Poi il nerf a Brigitte sulla ulti, che durerà solo 20 secondi dopo l'utilizzo della stessa ultimate. E poi tutto ciò che concerne i tank, quindi i tank che hanno armor. Che anziché assorbire 5 danni, ne assorbe 3. Va bene, dai. Dobbiamo ancora oggi per fare qualche partita con la GOAT, ma ormai sta scomparendo. Un po' sta scomparendo questa GOAT. E io sembra che devo andare healer. Ma non ci hanno capito niente questi. Perché Zara come fa a caricarsi? Can we play triple tank, maybe? You try? No.
Vediamo cosa mi dicono. Attenzione! Grazie a June Snow per il follow. Ed è il 200esimo, signori. Incredibile, grazie June. Io devo andare a qualcosa qua, non so che fare. Ok. Thank you. Incredibile, adesso dobbiamo fare festa, ragazzi. Solo che è partita la ranked, non posso far niente. Siamo qua da 200. GG, thanks a June Snow. Bella, ragazzi, si vola. E per voi, per questo 200esimo follower, ragazzi, io devo vincere questa partita. Cascasse il mondo, anche perché dobbiamo un attimino cercare di sobbalzare quello che è successo nella partita scorsa. Ecco. Non ci siamo. No, proprio no. Cioè, non ha niente proprio. Hanno 2 DPS di là. E we have a Reinhardt. Dai, raga. Non capisco per quale motivo non sia uscita la notifica sulla chat, ma va bene. Guys! Perché? Mio Dio, non gioco più di sera, giuro, di notte, anzi. Cioè, trovo soltanto gente che trolla. Cioè, perché che trolla? Mi sembrano tutti stupidi, forse perché sono stanchi, non li capisco. Cioè, vedi... Cioè, cosa devo fare? Vado sul payload, lo blocco un po', cioè, non posso fare niente. Per la miseria. Allora, quel lanzo alla ulti. Vediamo. Abbiamo quasi 4 ulti. Ma dobbiamo andare a tacciare. Touch. Touch. Niente. Devo sapere come mi è arrivato quel danno. Blocchiamoli qua, dai, basta. Che è solo uno stupido Rodog, dai. Come on, guys. Me lo sta beccando. Buonasera, Stades. Come va? Stades EU European. Come va? Noi stiamo cercando di vincere questa partita che ormai sembra truata, però ci proviamo. Non dovevo farlo, ma ormai l'ho fatto, quindi... Vabbè, fa niente, dai, ho perso il mega, ma abbiamo killato Miller. Sono dall'altra parte dello spawn, non va assolutamente bene. Adesso mi hooka. L'ha sbagliato, sono vivo. Incredibile. Adoro. Tutto ok, cerchiamo di riprendere un po' di punti perché abbiamo perso circa 200 punti negli ultimi 2-3 giorni. Troppe lose, ma dai, adesso ci rifaremo. Perlomeno ci proviamo. Trituriamo tutto e tutti. Quella Riptide. Nice, man. Però, mio Dio, cos'era? Abbiamo il nostro Gritor, il fantastico moderatore, appena fatto una sub, seguito il suo esempio. No, scherzo. Comunque sia, devo cercare di capire perché non mi escono le notifiche dei follow sulla chat. Sarà stato un bug, perché prima il Gritor mi è uscita, ma era la sub, non il follow.
Adesso che sta ultando. Ora che sta ultando. No, vabbè, però. Si vuole vendicare Zenyatta. Si vuole. La miseria. Stai ridendo per la Rift Tire? E la mia latency va. Devo capire cosa sta succedendo. O c'è mio fratello che sta vedendo lo streaming o qualcosa, non so. O sta giocando. Ogni volta è sempre un problema questo modem. E pago 200 mega, ragazzi, cioè. Ma do questo Genji quanto è scarso. Oh, ma cioè, questo Junkrat è incredibile, cioè. Non userò la parola carriare, però. Eccolo. Super Genji. Di fatto è morto e niente, cioè. Che meraviglia. No! Questo è uno spreco impressionante. Buono. Buono il pin. Qui abbiamo bastato. Ovviamente Reinhardt. Ma cosa? Ma Junkrat! Ma sta ultando ogni 30 secondi. Ti capisco. E meno male che ho messo 720, sennò povero, cioè nessuno poteva guardarmi. È proprio per quello che ho scelto di mettere in 720. Ovviamente ditemi se ci sono problemi di lag, qualsiasi problemi siano, se ci sono insomma lag fastidiosi, rollback non peggio, no, però insomma ditemi se ci sono lag. Non credo, perché 720, 60, avevo sistemato il bitrate, non dovrebbero esserci problemi. Quanti sono? Vabbè, dai, sicuramente meglio di come avevamo iniziato. Questo Pokémon è sicuro. Con il Super Junkrat. Che c'ha il Moscarria. Vai, qualche colpetto se mi entra ancora. No, la porra dietro, no! Ok. Siamo salvati. Io vado in high ground, che quasi quasi è quello che devo fare. Sì, sì, vai. Me ne vado. Sono 19 secondi. Se buttiamo giù quello scudo, vi faccio vedere una cosa degna di Dark Buyer. In questo caso è Grain. Guardate. Invece non ho preso nessuno. Sì, 9. Sei stata isterica. Va bene. Adesso è lui a deliziarsi del nostro Genji. Questo sì che è un bel sinai di niente male. Shadow, Mallock, Stop. Ah, perfetto, sono 5. Ottimo. Let's go, guys. There are 5. Come on. Io spammo il mio Twitch. Twitch.tv. tv/. Dark Valier. Think you can keep up with me? Attack commences in 30 seconds. Let's shoot for a new high score. Ah.
Va benissimo, Ritor, dai. Seguiti questa che potrebbe essere winnable, dato che sono 5, speriamo. E poi tranquillo, perché probabilmente, insomma, io ne faccio massimo un'altra, che domani ho università e devo alzarmi presto, quindi... Era giusto per cercare di farmi vivo, visto che purtroppo con lo studio questi giorni sto preparando degli esami, periodo brutto, gennaio-febbraio, come sapete. E quindi cerco di farmi vivo appena possibile. Madonna! Beh, dai, abbiamo buttato giù una torretta. Nessuno viene qua sopra. Un Zen almost low. Ma come gruppo? Ragazzi, vi prego. Siamo 5, sono 5. Sto pingando. Che ping è però? Che ping è? Raga, cos'è? Cos'è sto schifo? Non riesco. Non riesco a guidare il payload. Il payload, il mecha. Riesco a volare! Riesco a volare dritto! Nice, they are 5, come on. Non ci voglio credere. Ma non ci posso credere. Chest del regroup? Non riesco ad andare su Guido. Oh, ma raga! Mio Dio, dai, oh! C'è... Just regroup, come on! C'è una maledetta torretta che ci mette in difficoltà, ma stiamo scherzando? Oh. Sono pure out of position, su! Rain, no! Rain, don't charge alone! Mio Dio, ma cos'è sto schifo? Ma fai qualche kill, Genji? Oh, raga! No, sto tiltando. No, è vergognoso. Vergognoso. Se perdiamo questo, io mi suicido, cioè... Guys, please! Really? Guarda sto... Oh santo Dio. Reportiamoli tutti uno all'altro. Che... Mio Dio, no, non è possibile. Non è possibile. Chi è? Chi era? Chi era il Reinhardt? No, raga, no, non ci posso credere. Non ci posso credere! Mio Dio. Killatemi. Perché? Mio Dio.
Cioè, ma è successo davvero? Ma porca troia! No, è assurdo! È assurdo! La Widowmaker! Cioè... Insta piccavo, ma porca miseria, ma cioè, è incredibile! Boh... Mio Dio, guarda, sì, lo so, giocatori recenti, ma... Porco Giuda, io non... Non so che dire. Non ricordo chi fosse, capito? C'è veramente da... qua da riportare tutti. Zen, Moira... Un'Orisa che non so manco io... Widowmaker... E Torbjorn. Fermati da questo schifo. È vergognoso. Ma vergognoso. Vergognoso. Ho perso tutti i punti che avevo guadagnato al pomeriggio. Per sta partita. È assurdo. Io non ci posso credere. Bastava un semplicissimo reset. Semplicissimo. Senza farsi... killare dalla Guido, perché appena uscivano quelli che venivano killati, bastava stare poco poco dietro lo scudo. Io ci andavo su quella Guido, seppure stessi pingando e non riuscivo manco a vedere. Cioè, mi faceva così il mega per il ping, avete visto? Però insomma ci andavo. Ma poco poco dietro quello scudo, no? Stare poco poco dietro quello scudo, no? No, ma comunque ci sarebbe da riportarli tutti. Non saprei neanche per cosa riportarli, raga. Cioè... questo qua, però, insomma... Cioè, non so che dire. Forse perché il livello 52 sarà per quello. Perché, ragazzi, è assurdo. Quest'altro. Unlucky Genji. Sarà stato... Cos'era? La Widowmaker. Vabbè, mi sa che era Genji, perché poi è switchato, sì. Questo che era Junkrat, che poi è andato... Mio Dio, no, ragazzi. Mio Dio! Select 200 punti trovati dal Season High, trovati tutti. Hello. Sì, no, per il troll lo so, ovvio, però insomma... boh, non so che dire, guarda. Capito, se livello 58 non so se riportarlo meno, perché poverino, cioè... Hello, team. Partiamo. Activity, gameplay sabo, cioè, cos'è? Da, non mi sento di riportarlo perché magari il livellino ancora non sa niente del gioco. Cioè, boh. Magari posso riportare questo. Ma basta. Tanto sono tutti smurf, ne sono sicuro. Sono tutti smurf. Buonanotte, Gri. Ciao, bello. Ciao, grazie come sempre del follow. E io veramente non so che dire. Magari mi prendo anche le mie colpe perché non so dove ho sbagliato, cosa ho sbagliato, ma è vergognoso, è vergognoso davvero. Abbiamo sicuramente abbassato tutti la guardia, però non si possono fare queste cose, non in 5. Peggio, perché se inizi a giocare tiltato non capisci quello che fai e non va proprio assolutamente bene. Vabbè, dai, o pensiamo a questa e basta, sennò rischiamo di perdere. E non ho la più pallida. Ecco.
non ho la benché minima intenzione di andare a perdermi questa, perché sennò. Che sta facendo? Cosa sta facendo? Non voglio assolutamente vedere quel gold maledetto. Dopo 200 punti persi si devono riprendere punti, non perdere di nuovo. Quindi per cortesia impegniamo e non troviamo. Sono tutti di qua, ma dai! Quel Rainy non sta capendo niente. Quest'altro. Poi non capisco perché continua a pingare 100 entità, ma per cortesia. Tanto adesso dobbiamo resettarci. Manco mi prende questo. Voglio riprendermi i punti perché sono stati troppo droguati. Comunque sì, ormai finisco questa, poi vediamo. Però perlomeno di vincerla, perché per la miseria, perse altre due, guarda. Mi dà solo fastidio. Poi in quel modo, ancora peggio. Capito? C'è soltanto da arrabbiarsi tanto in questi casi. Io mio l'ho fatto. Ma basta con sta maledettissima latency. 120, non riesco manco a girarmi. Ma che cazzarola è? Giorni troppi punti persi random, troppi. A parte queste trovate impressionanti, partite che devono assolutamente essere vinte. O magari, che ne so, partite. Io intanto mi scorto il carico, fate quello che volete. Partite, sai, le COT che si giocano tranquillamente, due mappe, una persa, una vinta, la terza ovviamente persa al 99%, tutte queste cose qui, round 2, 3 a 3, 4 a 3, 5 a 4, tutte queste cose qui. Partite, insomma, che ti fanno tiltare, perché effettivamente stanno andando a vincere, questo è il carico proprio, cioè, va bene, io non... Pensavo che... Oddio, qua comunque platino ridosso del gold è già lo schifo impressionante. Però in ogni caso passare dal 2007, dove la gente almeno poco di cervello in testa ce l'ha, al 2005, insomma... La differenza si sente qua. In pochissimo tempo, tra l'altro. Andiamoci a prendere sta cavolo di mappa. Devo vincere, devo starmi tranquillo, sennò qua rischio veramente. Allontanatevi da là. Poi sto cazzarola di Reinhardt ogni volta, vai via dalla mia vita. Perché mi pilli? Senza. Tu no, non devi ultare, non me ne frega che mi togli il mega, non me ne frega niente che mi togli il mega. È il mio ruolo da tank fare questo per la mia squadra. Dai, let's go. No, è vero Stacy, è verissimo purtroppo. Purtroppo sì. Ci sono partite che... Mamma mia. Tanti account, tanti smart che magari sono lì solo per tiltare, cioè per tiltare, scusa, per essere toxic intendo.
Can we try with the goat comp? But someone have to play Brigitte and Zarya, maybe. C'è qualcuno? We just need our best picks, that's all. Okay, just for to have a net composition. Yeah, I mean, goat is good when everybody know how to play. Yeah, sure. I mean, we can take it, but you know, sometimes it doesn't work because it needs at least a minimum. Yes. I know. I just ask if someone wants to play or know how to play it. Che se ok, due hit scan, va bene, c'è poco healing. Beh, dai, proviamo. E che cosa dovrebbe cambiare secondo te? Cioè, cosa si potrebbe fare? Perché purtroppo se ne parla spesso di questa cosa, ma cioè dipende dal giocatore, capito? Non è che qualcosa che può fare la Blizzard, cosa può fare? Cioè diversamente dal bannare la gente quando si comporta male, dico XQC, uno dei migliori giocatori, anzi il miglior giocatore del 2017, è stato bannato non so quante volte per il suo essere tossico. Diversamente da quello, cosa potrebbe fare una casa editrice? Dipende dai giocatori. Se i giocatori fanno delle persone serie. Dai, che hanno perso il payload su. Yeah. Fog is behind. He's low. Ma io devo stare qua perché sennò quello mi entra. Ma mi servono cure! Ho detto che c'erano poche cure, mannaggia la miseria. E qua ho sbagliato tutto. Due tempo. La mucca. Test payload. Ma perché? Cosa? Solo ultato? Ok. Va bene qui il contest, però alza lo scudo, maledizione. Ok, il Bob per contestare. Perché sennò perderebbe qui, ovviamente ci deve essere anche la consapevolezza che la gente più che altro ai rank bassi lascia il gioco. Sì, questo è vero, però secondo te, dico, a livello materiale proprio, cosa potrebbe fare la Blizzard? Cioè un sistema per migliorare il gioco, ma cosa si potrebbe fare secondo te? Che effettivamente il problema è cosa, è come più che altro. Oh no! Se mi giocano stupidamente tutti sul payload, io li punisco. Con tutto lo scudo che hanno. Adesso abbiamo stati 3 minuti altri qua. Ma raga, non potete capire quanto mi sta in gola, diciamo, la partita di prima. Cos'è quello schifo di torretta sul Molten Core? Ma cosa sto vedendo oggi? Ma cos'è? Cioè, ma il bronzo, con i bronzi sto giocando. Ma cos'è sto schifo, raga? Oh.
vergognoso. Vergognoso. No! Ho perso le ground, mannaggia a me. Top, top. I'm here. Nice. Enemy turret destroyed. Thank you. I have ultimate again. Posso caricarne un altro teoricamente. Allora, vediamo se riesco a fare qualcosa. No, don't worry. Questo spot mi piace. Troppi danni tutti insieme però. Se l'avessi ucciso, guarda. Uccido adesso però. No, troppo dietro, mannaggia. Due healer tutti in un colpo. Guarda, guarda, guarda. Devo venire? Ma con quanto sto pingando che non riesco neanche ad andare avanti con lo... con Mega, raga. Oddio. Ciao, ciao Misha, ciao bello. Cosa che... purtroppo è quello, cioè il fatto è quello, capito? Perché per bannare la gente, diversamente cosa potrebbe fare? Cioè, proprio a livello appunto materiale, cioè non può fare altro. Oh, speriamo in bene, che dobbiamo fare? Io più che altro spero di salire sempre di più per trovare gente meno stupida possibile. Ma io sto pingando, raga, non riesco a guidarlo il mega così, non riesco a fare niente. Cioè, mi fa così quando muovo. Mi lagga troppo, 120 di ping. Ma cos'è, perché 120? Voglio solo una spiegazione per capire il motivo di questo ping così alto. Guardate, è come se mi tirasse indietro. Cioè, è come se mi tirasse indietro, è assurdo. Ingiocabile così... Questo ne ho pure preso il punto, mio dio. Va bene. Dovrei riavviare il tipo il modem o qualcosa del genere. Mannaggia la miseria. Dai, per favore, prendiamo l'overtime. Almeno quello. Look right. Nice peek. Allora, lo prendo io questo. Stavo andando a coprirlo anch'io. C'è un Rodog da qualche parte. Penso qui a sinistra. Ah no, vedo. Questa è Moira. Prodo che quello qua a destra. Era qua a destra. Prima che lo vedessi io. Sai che credo che l'overtime mi sia quasi assicurato. Perché se io lancio la bomba qui, 20 secondi. Il pelo ci arriva al 20 secondi. Finché io li zono un attimino si potrebbe fare. Ok. Se sono là sotto c'è lei. Facciamo cioè butto la bomba là sotto e vinta, ragazzi. Devo solo sapere dove stanno. Ok. Avvicinatevi pure. Non vuole fare quello. Misha, tu non puoi capire cosa è successo prima. Non puoi capire. Testimone States. Nice job, team. Good job. Abbiamo perso una partita in 6 contro 5. Me li volevo mangiare tutti. Tutti me li volevo mangiare. Quanto schifo hanno fatto. Guarda quanti punti ho perso. Guarda quanti punti ho perso da quando abbiamo rankato. Porca vacca.
Vediamo se sì, Ale, 180, 190, 200, 3000 di latency, cioè qua. Io non capisco perché mi pinga così tanto, non capisco. Tra l'altro voglio vedere se è giocabile fanno un altro o meno, perché non posso giocare così, soprattutto non può verificarsi sempre questa situazione, devo capire da cosa dipende, cioè non può essere sempre ogni volta che stream, anche perché non mi sto neanche guardando adesso. No, Misha, ma da tilt proprio quella situazione, guarda, da tilt. Non riuscivano a uscire perché si facevano subito piccare dalla Widow. Una Orisa messa lì, buttata, che non riuscivano a superare. Un Rain che pinnava a occhio da solo e si faceva killare dalla Widow e dal... cioè, Torbjorn, Widow, Orisa, Zenyatta e Moira. Vergognoso, veramente, cioè io non so. C'è questo ritardo, perché c'è il latency troppo alto, guarda. Non riesco manco a mirare. No, guarda. Non ne voglio mai più parlare di quella situazione, ma proprio mai. Non riesco a sparare, porca... Scia miseria, non riesco a sparare, non riesco a mirare. Non riesco perché mi zompetta da una parte all'altra. Avete mai giocato con 120 di ping? Non ve lo auguro mai, ragazzi. Cioè, prima, Misha, con proprio su quella partita dell'altro, con la Widow, cioè cercavo di andare con la Widow e con la Diva, no? Ma non riuscivo, perché quando premevo shift mi faceva così il mega, guarda. Ah, beh, adesso no, mi faceva così. Ma tipo, è come se mi tirassi indietro, non ci riuscivo proprio. Per il ping, intendo, eh. Facevo così, e il mega mi faceva tipo così. Non riuscivo a mirarla, madò, che schifo, eh. Salve, buon Antonio, come va? Come butta? Come procede sul Rainbow? No, ma non so, perché qua... troppo spesso ultimamente sto avendo questo problema e non mi piace. E devo capire se dipende dalla live, ma non ho mai avuto questi problemi. Cioè, ok, adesso ho anche messo in 720. Semplicemente in 720. Che ci sono i 60 fps rispetto a prima, no? Cioè, non può essere un problema così grave. Non mi sto neanche guardando i stream, perché spesso mi guardavo dalla stream per guardare Twitch come stesse andando. Non c'è nemmeno attivo quello, dico, devo capire che diavolo è, se no devo assolutamente dirlo al provider, perché qua c'è... l'aggiornamento è questa notte, no, domani verso le 8, domani alle 8, sì. Fammi vedere se il computer sta facendo niente, però no, non sto scaricando, non c'è Chrome aperto, non c'è niente. Vabbè, chiaramente ho i soliti programmi aperti, che uso per lo streaming. Vabbè, Discord è comunque sempre aperto, cioè. Ti capisco, Misha, porca miseria, però già quei no, no, non vuol dire che sia giocabile, però insomma 120 è ancora più ingiocabile, te lo posso assicurare. Che devo fare? Chiudo tutto, cioè. Boh. Fatemi fare sennò un controllino veloce per vedere se da quella parte c'è mio fratello che sta scaricando qualcosa, perché non so, diversamente non so da cosa possa dipendere. Ciao Antonio, e soprattutto sono indeciso se farmi qualche try hard di una o due partite altre. Ciao bello, ciao Anto, che mi dici, Misha, ne faccio un'altra? Ho perso questi 2-3 giorni, 3-4 giorni, ho perso tantissimi punti, sono meno 200. Volevo raggiungere 2008 qua, buonanotte. Il main, come sempre, bassissimo, lo schifo. Ciao Fumo, salve Fu. Allora, scusate, io provo un'altra volta per vedere se è giocabile, al limite ne posso fare un'altra. Ma io dovrei giocare con... non so...
Di solito sui 50-60, di solito. Quella, ecco, adesso è bloccato a 60. Diciamo che più o meno così è il mio solito ping. Vabbè, sappiamo, dipende dal modem, insomma, dal fornitore, niente da dire, vabbè. Ho la 100 mega, seppur qui me ne arrivano massimo 50. Adesso è stabile. Adesso è stabile. E lo vedo che è stabile, ma lo vedo proprio, cioè lo sento sotto il mouse che è stabile. È proprio un'altra cosa. Me ne accorgo proprio nell'addestramento dei bot. Quando c'è poco di input lag, lo sento subito, è impressionante. Sarà perché comunque adesso anche il frame rate è un po' più alto. Seppur quando sono in stream un po' si abbassa, eh? C'è anche da dire questo. Fatto l'ultima, l'ultima che ho fatto l'ho vinta, sì. Dopo l'imbarazzantissima partita precedente. Lo lasciamo stare. Ah, sta andando, ripeto, troppi punti persi in questi ultimi 3-4 giorni, come puoi vedere ho perso circa 200 punti. Mi dispiace perché volevo andare verso 2-8, so, mi ritrovo a 2-5. Parlo sempre con lo Smurf perché il main è ingestibile ormai, è in gold e non riesco a salirlo perché è una cosa assurda, cioè. Sarà l'MMR basso, statistiche di team basso, perché appunto comunque è sempre stato basso. E quindi non riesco proprio a salirlo. Con la Smurf sono 400-500 punti più alto. Eh sì, lo so, ma è così, così fumo. Guarda, Misha, no. Cioè, purtroppo di solito sì. Però prima, comunque, questo periodo è brutto perché ho degli esami in università, no? Quindi pomeriggio studio, mattina spesso sono in università, tipo oggi sono stato, domani devo andare, infatti penso che a breve stacco la stream, venerdì pure, quindi tornato dagli uni, sono fatto due game, due sullo Smurf, due sul meme, vinti tutti a 4, molto tranquillo. Ma ieri ragazzi, prima non sono andato in streaming perché ho fatto giusto qualche partita, era inutile andare in stream perché comunque era molto tardi. E perché sapevo che domani avevo uni, appunto. Ma tu più o meno che orari fai, Misha? Io, allora, quando so che magari voglio farmi game più impegnativi, nel senso che riusciamo a trovarmi con il mio team, i miei ragazzi giocano il pomeriggio intorno alle 4, alle 5, insomma dipende, a volte anche alle 3, comunque nel primo pomeriggio. Quando so che posso, che sono libero, vado a giocare con loro, insomma, come orario più o meno faccio quello lì, 3, 4, 5, 6, a meno che insomma non facciamo le scrim con il team. Se no mi tocca più o meno a quest'ora, e questa cosa è brutta perché a quest'ora trovi veramente di tutto, ed è per quello che io ho perso un sacco di punti. Poi vado solo, perché non c'è quasi mai nessuno, e in solo, non so mai come dire, cioè prima un tilt impressionante. Prima veramente un tilt impressionante perché in solo non si può proprio giocare in solo in quelle condizioni, ragazzi. E quindi almeno un duo farebbe comodo, ecco, per questo. E giocare in solo e un certo elo, poi fossi magari a Diamond, già la gente, insomma, Gold Platino non si può fare. Eh sì, dai, comunque, dai, si può salire, cioè, il fatto è che quando sei con qualcuno hai più possibilità di vincere, no? Sai di fatto che statisticamente parlando, le partite perse sono di più rispetto a quelle vinte. Purtroppo è così, cioè, tu vai in solo e trovi veramente, veramente di tutto, guarda un po' il main, c'è da mettersi le mani nei capelli, ma io non... Guarda, 36 perse, 19 vinte. E fino a stamattina erano 17. Cioè, veramente. Quasi più. Cioè, più del doppio praticamente. Ma Diamond è peggio perché Diamond, diciamo, è il rank di passaggio tra il Master, no? E il Platino ci sta.
cioè, tra virgolette, sia peggio. Tra virgolette, però non so, perlomeno non trovi il trash che trovi in questo Elo. Sì, assolutamente. A Master si incomincia a ragionare, però perlomeno comunque sia, Diamond c'è un po' di skill personale in più. E te lo posso dire perché a Diamond ci gioco sempre, perché appunto con il mio team stiamo in quell'elo lì. Quando abbiamo giocato l'Open, tra l'altro anche la partita registrata, abbiamo giocato contro una squadra che era Full Master, due erano Diamond, abbiamo vinto tre mappe e noi eravamo Elo Diamond, non credere. Questa è stata settimana scorsa, quella dopo la partita erano stessa cosa, no vabbè, erano 4 Diamond e 2 Master. Insomma, dico, li abbiamo comunque battuti 3 mappe a 0 anche lì, insomma. Vuol dire, ok, è una questione differente di organizzazione di team, quella è tutta un'altra cosa, però la skill personale per il Diamond, voglio dire, c'è. Però se tu continui a giocare da solo, tu, nel senso io, il tu diatribico in questo caso, è difficile. È veramente difficile andare a tryhardare, comunque carriare un team se il team non ti aiuta. E l'ha dimostrato la partita di prima, che eravamo in 6 contro 5, veramente, cioè, mani nei capellissimi. Cioè io con il mio main no, perché hai visto magari spesso testimonial live, è impossibile, è veramente impossibile con quel main. Ho detto, forse dipende dall'MMR che cominci, quindi ti match con statistiche più basse. Però ci sono certe partite a quest'ora, ci sono certe partite, certi player, ragazzi, che io non so veramente. Tutto lo schifo che c'era oggi in questa partita, che erano low plat, alcuni gold, quando eravamo in sei là, cioè, impressionante. Almeno insomma c'erano la testa in testa. Dai, provo a farmi quest'ultima e poi penso che stacco al limite, proprio, però passo un attimo dal main, giusto perché vogliamo perdere un po' di partite. Lì è matematico, sono tutte le season è matematico. Se io ne vinco due di fila, la successiva automaticamente è persa, e se persa quella si inizia la scalata verso le lose streak. Ed è così. Io ho cercato di darmi tante spiegazioni, ho capito che dipende dall'MMR di questo account, che inizialmente è stato piazzato basso, quindi nel tempo non ha avuto grandi, insomma, statistiche alte. Comunque andare a far salire la statistica se per diverse season è stata bassa è quasi impossibile, cioè difficile più che altro. Dovresti farti delle win streak di 8-9 partite senza perderne una nel mezzo, ed è quasi impossibile. E per quello, perché appunto ti matcha con gente che cioè, sta lì tanto per, veramente. Sì, no, adesso c'è tranquillo. Io sto tranquillo. No, non riesco manco a parlare. Dico, io sto tranquillissimo. Semplicemente la spiegazione che mi sono dato per il main, perché altrimenti non si spiegherebbe questa differenza. Uno di Elo di oltre 400 punti, e due anche di statistiche proprio a livello meccanico, e di statistiche sempre di ranked perse, che sono comunque sia molto inferiori rispetto a quelle che sono nel main. Questo io ne parlai anche con Dragon Eddy, che penso che conosciate tutti abbastanza bene, e lui mi disse sì, è per quello. E quindi raga, tutto qui. Ciao Ice Fox, siamo l'Yggdrasil, ci chiamiamo Yggdrasil come l'albero della vita nella mitologia norrena. Quella mi è rimasta nel cuore, quella partita. E lì ho dato il meglio di me. Però lì eravamo in duo, quindi comunque sia, tu supportavi me. Nel senso, se io vado tank, no, tu mi vai healer, per dire, almeno so che un healer su cui posso contare ce l'ho. Quando si va in solo non sai mai con chi hai a che fare. Questo è il problema, però. Che dobbiamo fare, questo è il gioco. Attenzione, un host Piton, grazie mille per l'host. Dicevo, Ice Fox, siamo l'Yggdrasil.
Atreo e Yggdrasil facciamo parte della, di una gaming non italiana. Prima facevamo parte della Firewall Gaming, adesso siamo su Atreo. Diciamo che dipendiamo da loro, però non facciamo granché, insomma, facciamo sì parte di questa multigaming, ma niente di che, stiamo tranquillamente a casa nostra, non usiamo manco il loro Discord, ormai giochiamo e basta, cioè soltanto il nome abbiamo di Atreo. E niente, purtroppo le ultime due partite però in Open le abbiamo perse perché eravamo contro Full Master, alcuni erano anche GM, e abbiamo fatto 5-5. Volevamo andare a fare il 7-3 perché due partite le abbiamo giocate contro Top 500, però ci cioè, abbiamo provato. Hello! I'm a bad main tank man. Can I play off tank? Non so giocarlo. Thank you. Non so giocarlo, Rain. Cioè, oddio, non è che non so giocarlo. So giocarlo, però preferisco giocare off tank. Quindi, insomma, non voglio andare a fare cretinate. Ma è molto, molto, molto più bello avere il ping così basso. Lo sento proprio sotto il mouse. No, al momento sponsor non ne abbiamo. Al momento no. Abbiamo un coach che comunque adesso è entrato a far parte del team, perché purtroppo addirittura due dei nostri componenti ci hanno dovuti abbandonare per qualche problemino, e quindi il coach è entrato come player. Anche se a breve, se tutto va bene, dovremmo fare un coaching con Sharp, signori, il coach della nazionale italiana dell'anno scorso nei mondiali di Overwatch. No! Allora, Genji, Guido, ok, stanno dormendo. Guido forse qualche hit l'ha fatto, che c'ha quasi la ulti, però, vabbè. Gioco con loro da un anno, praticamente, sì, sì. Loro si sono formati circa l'anno scorso, quindi io sono trovato con loro qualche mese dopo. Loro forse hanno iniziato a giocare come team, giocano un po' da come amici, diciamo. Poi quando hanno iniziato a fondare il team era circa l'estate scorsa, credo. Io sono entrato verso settembre-ottobre. E lì ci chiamavamo Firewall Yggdrasil, e poi ora Atreo Yggdrasil, ma il nome principale del team è Yggdrasil. L'ho viste, sì, sono niente male, mi piacciono. Ma perché questa Moira si mette di mezzo? Non riesco a fare niente così. Guys, what we need a Sombra here? What? Get in there! Ma la Sombra, cosa sta dicendo? Perché c'è Sombra? Perché il nostro... Cos'è questo stallo? Dai, oh! La multa, ovvio. Non va affatto bene. Vabbè.
4 minuti di un'ora, per favore. Poi il classico Rain che pinna malissimo, che non sa manco lui come sta facendo e prende la gente. E qui è tutto, cioè vabbè, io non capisco, guida un top, come faccio? Sembra che in Switch. Ecco il senso di questo EMP, perché io non capisco. Un altro, abbiamo guidato i 4 minuti, che cavolo devo dire? Diva, yeah, I switch for Diva this way. Cazzo, pensavo fosse uccidibile. Killable. Si carica. Beh, l'abbiamo killata. Sai che ti dico, ci vado io su sta lampadaria. Vediamo se viene più, viene. No, no, con gli addiction no. Bene, va più o meno bene. Ovviamente adesso prendo. Hey, can we have a McCree, please? You see that the Doomfist is doing what he wants? No, you don't see it. Ciao Pyro! Guarda, so ho 125 di ping. Ti assicuro che potrei fare di meglio. Ma come cavolo devo fare? Non mi cura nessuno. Già è molto se siamo riusciti a prendere un minuto qua. Touch McCree. Curati e tocca, maledetto. Mio Dio, il cervello non ce l'hanno. Ah, è assurdo, è assurdo. Mio Dio, ragazzi. Io faccio il mio me. Perché? Vedi Misha, quello che ti dicevo. Cioè, spiegatemi perché Symmetra, no? Symmetra Soldier che non sta in meta da non so quanti anni. E Reaper. Perché? Ah, adesso cosa abbiamo? Attenzione. Ana, Moira e Farah. Farah che non ha la Mercy. Non abbiamo uno scudo. Dimmi come faccio io a giocare e vincere questa. Dimmelo. Vai Symmetra. Io non voglio il tavolo staccato. No, mi sono buggato nella mappa.
Beh, basta, ma calmiamoci, sennò veramente è inutile. Qua tiltiamo troppo e non combiniamo niente. Su, stiamo calmi. E la sua ultimate si sta caricando, ha detto. Facciamo focus fire sullo shield. Non c'era neanche Reinhardt, dai, su ragazzi, è sempre più semplice, stiamo tranquilli. Quello sta catturando il punto da solo. Posto. Ah, abbiamo un pick. Adesso facciamo il secondo perché questo sta per morire. Visto. È più semplice. Quasi come bere un bicchiere d'acqua, dice quello. Non so chi sia, però l'ha detto diverse volte questa cosa. Questo sta dicendo che... Ma no! Va bene, dai, almeno abbiamo preso il tuo punto. Che dire, questa si è suicidata, ha fatto la cosa migliore per noi perché adesso abbiamo un picchio in avanti. E niente, si va, si va. Misha, attenzione! Perché non ho voglia di scrivere. Ecco, il main. Chi è che sta on fire che c'è gold damage? Diva. Perché abbiamo i DPS potenti, evidentemente. Che io non so diversamente cosa pensare. Andiamo a prenderci sta quintuple kill, me. Spiegate come abbiamo fatto perdere tutti questi pick. Ma questo no? Se pensa che adesso viene su di me. Guarda, eh? Ah no, sta là dietro stavolta. Non ti rendi conto che fai schifo, Doomfist? Non ti rendi proprio conto? Oh, buona cosa, finalmente. Ottima cosa anche da parte tua. E la May che sta facendo schifo, sinceramente, non sa neanche giocarla. Qua o si gioca così o non si gioca a questo gioco, non c'è poco da fare. Oh, quanta gente low. Una su tutti. E l'ho resa. Dojo pushito. Dojo pushito. Ah, ok. Addirittura si ricorda quando. Ah, oh, Dio mio. Maybe switch Symmetra now, I don't think we need. Ma la tua ultimate si sta caricando, no? Cioè, fai una cosa, falla bene. Come cavolo me lo metti quel teleport? Dove sta? Dove sta? Quel demonio di eroe. Who is behind? No, madonna! Il fail che stavo per fare, raga, un salvataggio impressionante. È vivo ancora, oh! Pure. O me ne prendo solo la cura, o non cura nessuno, io non so. Così si fa, così si fa! Tu muori poco poco, là sotto. Dai, basta, oh, dai! E basta che devo vincere! Non avete capito che devo vincere?
May, basta! Mi hai rotto tre quarti, come dicono. Raga, ma vi conoscete? Sembrate una bella coppietta. E la ultima la potevo spugnare, la potevo risparmiare là però. Riso. No, non volevo prenderlo. Dove sta? Mannaggia. Dai, che già abbiamo meno tempo di loro, su. Regroup. Wait for us, don't go. Okay. We're here, come on, go. Moira. Shut down, wait. No. Prendiamolo. Oh, raga. Un minuto serve. No, possiamo solo difendere. Dai! Raga, ma che cos'è sto schifo? A voi la parola. Io non so cosa dire, io veramente non so, perché poi io me ne faccio tante di domande, dico, ma sono io che non vado bene qui nelle partite che perdo? Ma io vi posso giurare su quello che volete, testimone, le mie live è sempre così. Tu mi dici, hai giocato bene, ti ringrazio. Però il problema è che è sempre così e continuo a perdere punti. E non riesco mai a salire di rank. Mai. E questa cosa mi triggerà tanto, perché io, vedete, ci do sempre il cuore e l'anima. Faccio il 100% di quello che posso fare. Anche se non spesso mi trovo a giocare quello che non è il mio ruolo. Ma come giocatore dici, ok, ti senti realizzato, no? Tra virgolette, ok, hai giocato bene, fa niente che hai perso. Va benissimo questo ragionamento, ma io voglio salire. Io voglio il Diamond. Voglio il Diamond per aumentare la competizione. Non posso stare con questa gente, non voglio. Soprattutto perché tutti quei miei team sono Diamond e io mi sento uno schifo di essere l'unico stupido che sta un po' più in basso.
Vabbè, c'è qualcuno che è derankato in platino, ma comunque sia è Diamond. Io non mi va di sta così tra il Diamond, tra il platino e il gold, raga. A 4, a 9 punti scendo di nuovo gold, ma per cortesia, dai. Ciao TS. Ciao Dark, ciao. No, sì, infatti è arrivato adesso. Sì, è arrivato adesso. Capito? Cioè, se almeno giocassimo in due, ma anche in due, non so, non dico in tre. In due e tre sarebbe perfetto. Perfetto. Tre pick già. Magari il massimo sarebbe che uno mi facesse l'IR e l'altro mi facesse l'DPS. Così già tre ruoli sono bloccati. Già tre ruoli sono bloccati. Poi, ovviamente, se c'è andare off-roll si può fare tranquillamente. Se io devo andare healer vado tranquillamente. Se mi chiedono di fare cambiare switch senza problemi. Però se si riesco ad andare ai miei pick preferisco ovviamente. Ah, da stay, quello che ho fatto per tantissime season. Col mail però, no, l'ho fatto lo smurf, quindi magari con lo smurf sarebbe diverso. E lo faccio, ma spesso più volte mi ritrovo lì a perdere in lose streak. È quello che è successo ieri, quello che è successo l'altro giorno. Guarda, quello che è successo questi giorni è proprio quello, perché mi sono messo a spammare da 2.731, 2.7 no, perché comunque man mano li ho persi. Ero circa 2.650. Ho perso circa 150 punti spammando partite su partite, perché mi trovavo gente di tutti i colori. E sul main, raga, sul main, l'ho fatto vedere prima la situazione, ma è critica, è veramente critica. Domani dipende a chi, dimmi tu a che ora, Mizza, perché, Misha, perché dipende. Comunque sì, questa cosa la so da sempre. Io gioco dall'anno in cui uscì, non dai primi mesi, perché non avevo un PC che potesse permettersi Overwatch, però comunque avevo un portatile maledetto in cui provai a scaricarmi la beta, ma la versione di prova, ma andava a 10 FPS. Ho detto, se devo prendere un attimo un PC ottimo, insomma faccio il PC, e poi comunque ho comprato Overwatch a dicembre, quando poi uscì a maggio. Quindi voglio dire, non sono nuovo al gioco. Questo ragionamento l'ho fatto più di una volta. E purtroppo non sempre mi aiuta. Cioè, sono pochi quei game in cui quel ragionamento mi aiuta. O ti becchi la lose streak, la win streak che ti va bene. Se no, spesso ormai in questi ultimi season ho cercato di fare questo ragionamento qui. Ovvero, vinco due, basta, mi fermo. Infatti, dico perlomeno, insomma, forse qualcosa l'ho guadagnata. Non ho guadagnato niente, però che è successo? Che ho perso ore di gioco. Cioè, season in cui facevo massimo 20-25 ore di game. Vabbè, comunque, sono stato anche per fatti miei, che ho giocato poco. Però in generale, non so se è meglio giocare di più, magari perdere e lasciarsi alle spalle l'elo che scende, però spammandole, quindi magari comunque tenersi sempre allenamento, cercare di migliorare, eccetera, eccetera. E la via di mezzo sarebbe la cosa migliore, quindi qual è la via di mezzo? Cercare qualcuno per giocare, spammare, però perlomeno forse hai più possibilità di vittoria. Perlomeno con... Almeno con lo smurf, perché ripeto, il main è inutile che ve ne parlo più. Il main lo uso come smurf e viceversa per quanto riguarda l'elo nelle competitive. Guarda, domani. Sì, ma infatti, ma io con te mi trovo benissimo. Abbiamo fatto delle ranked da Dio. Ma ripeto, io ci voglio, cioè, ci voglio dare seriamente, anche perché ti dicevo, abbiamo il team, no? Quindi abbiamo anche giocato l'Open Division. Vogliamo cercare di fare cose un attimino più di livello, no? Se io sto fermo lì, non posso fare nulla. L'altro giorno leggevo un annuncio, no?
Non mi ricordo chi lo scrisse. Insomma, un annuncio che cercavano, stavano formando un team. Però è lo minimo che accettavano era 3-3-3-4. Stupidamente parlando, no? Anche se volessi fare un'esperienza del genere, non posso perché non c'ho quell'elo. È per quello che comunque sia anche io vorrei salire, a parte tutte le altre cose. Ho fatto anche diversi coaching per come giocare l'off tank, la diva in sostanza. Ho fatto con Dragon Eddy, coaching che ho ancora salvati, che posso andare a vedermi quando voglio. Ho fatto anche dei coaching con Al. Quindi voglio dire, l'eroe l'ho studiato benissimo, so tutto dell'eroe, soprattutto di diva. Quindi è frustrante andare a trovare gente che magari ti fa perdere le partite così, tipo con l'ultima o tipo la penultima, prima insomma, quello che ho vinto. E stare fermo lì nel platino è una cosa tristissima in questi casi. Lo so benissimo, infatti quando guardo me stesso capisco dove sto sbagliando, infatti lo dico anche magari in live più volte, ho detto qua ho sbagliato, qua ho fatto la stupidaggine, perché non è che sono uno che parte e fa e basta, se magari faccio qualcosa di più azzardato ci ho provato, però comunque sia lì per lì so cosa sto facendo, intendo. Sì, no, no, ma ripeto, fai benissimo, stai assolutamente. No, ma no, ripeto, avete ragione. Nel senso, ok, la diva l'ho studiata perché comunque sia il mio ruolo sempre nell'ambito del team. Gioco quasi solo diva perché comunque sempre nel meta. Tranne qualche volta che comunque sì, essendo l'off tank del team, devo andare anche a giocare Zarya, personaggio eroe che mi piace anche, quindi non è che è qualcosa che faccio tra virgolette contro voglia, e Rodog, che comunque sia sono i tre off tank di questo gioco. Quindi li gioco tranquillamente, ma come ho detto prima, se devo giocare tranquillamente, qualcos'altro lo faccio, voglio dire, se ho la possibilità di giocare diva preferisco, perché magari in quelle volte, cioè quella volta che posso anche cambiarti la situazione della partita, no? O se magari vedo che c'è la mia diva che non sta facendo nulla di che, lo so perché conosco l'eroe, magari chiedo, posso andare io diva senza dirgli, visto che sta facendo schifo, posso andare io diva che non sai giocarla? Non lo dico, però insomma, in generale, soprattutto se c'è qualcosa da fillare, non è che non la fillo, poi dipende anche dalla partita, però soprattutto leader lo fillo tranquillamente, li fillo tutti, non sarò magari ovviamente non sono ai livelli della mia diva, però insomma, se c'è da flexare, flexo, voglio dire. È per questo che quando faccio arcade, quick, qualsiasi sia, non gioco mai diva. Diva la gioco quasi solo ed esclusivamente, vabbè, o se c'è da giocare qualche partita così, oppure naturalmente nelle ranked e nei tornei, insomma, competizioni che facciamo col team, ovviamente. Sì, vabbè, PC comunque è sempre diverso da, ovviamente, da PlayStation o comunque console. Aspetta, cos'è che è scritto? Scusami. Migliaia di ore su TCT rapido, eccetera, cosa? Vabbè, comunque sia, anche quello è importantissimo. Io lo faccio sempre, cioè prima di giocare mi scaldo, faccio un arcade per rientrare un attimo in game e poi cerco di entrare e fa qualcosa.
Nice. Comunque, ragazzi, questa è la mia situazione, purtroppo è sempre stata così. E io comunque sì, devo cercare di focussarmi più su, lo dico sempre, però quello che cerco di fare sul gaming, nel senso, non, sì, su quello che sto facendo, e ripeto, cerco di farlo sempre, perché ogni azione che faccio, qualsiasi cosa che sto facendo, dico perché lo sto facendo, cioè penso cosa sto andando a fare, quali possono essere le conseguenze, e soprattutto cerco di ricordarmi sempre quello che mi hanno detto gli altri durante i coaching, sempre. Quindi se c'è qualcosa che sto cercando di fare ed è sbagliato, la consapevolezza c'è, voglio dire, magari provo a farla perché appunto mi sento un attimino garanzia di farlo, perché c'è una situazione che mi permette di farlo, ci provo, se va va, se non va non va, ma lì per lì so che magari quella cosa non si potrebbe fare, quindi sì, quello cerco di farlo sempre. E certo, cioè, no, ma lo so benissimo, ogni ruolo è diverso, perciò ti dico, io ovviamente essendo quello il mio ruolo cerco di far quello. Non sono a livello 93, sappilo, questo è lo smurf. Cioè, dico, col main, dico, da 2 anni e mezzo che gioco. No, ma comunque sì, cioè, dico, le placement mi hanno portato a 2.731. Poi che sono andato scendendo sempre di più, un altro conto. Ma diciamo che il mio traguardo per questa season è raggiungere 2.800. Quello, se io raggiungo 2.800 mi fermo. Giuro, mi fermo e vado a giocare soltanto col main, anche se gold, non me ne frega niente. Spammo partite a schifo, perché comunque mi tengo in certo senso alleato, ok, a gold, però almeno se riesco lo caccio da quel maledettissimo gold. E 2008 sto più che bene, perché poi per le prossime season, quando sarà, se riesco a piazzarmi 2.8, 2.8 50, punto poi al 2.9 Diamond. Perché a 2.5 ad oggi so che è impossibile uscire, però i 200, 200-300 punti si possono fare, soprattutto se inizio a giocare non da solo, almeno in duo. No, no, ma beh, verissimo, verissimo. Magari Diva è diversa, Però, insomma, la Zarya ha sicuramente queste qualità. Io la Zarya ho iniziato a giocarla più che altro quando ho iniziato a entrare nel meta con il team. Quindi prima non è che tanto lo utilizzassi più di tanto, vuol dire. Adesso è diventato il mio secondo pick, perché giustamente essendo off tank, prima come secondo pick gli avevo Soldier o qualche healer. Voglio dire, quindi il problema è che comunque sia l'ho usata molto meno rispetto alla Diva, quindi magari forse ancora a livello meccanico c'è qualcosa da migliorare, questo ne sono sicuro, però dico, le giocate quando c'è la possibilità mi escono anche con la Zarya, voglio dire, dipende anche dalla partita, però insomma faccio il possibile, poi se il team mi aiuta ben venga. OTP, buono, Zarya sì. Misha, dai, mettiamoci d'accordo per domani. Allora, ti spiego la mia situazione. Domani, università la mattina, torno qui intorno all'11:30. Forse mi faccio qualche game come ho fatto oggi. Pomeriggio devo studiare per forza, perché come ti dicevo devo studiare, e fino alla sera, poi la sera purtroppo non ci sono e torno più o meno alla stessa ora di oggi. Quindi se ci sei, se non sei stanco, dai, 11:30, se ti va startiamo anche una bella live, facciamo tutto in live, se no niente, insomma dimmi tu.
No, allora, ripeto. Il mio... Beh, ti giuro, ti sembrerò stupido, ma sarei anche contento solo di arrivare a Diamond. Sarei più che contento se arrivassi e mi fermassi in Diamond. Comunque, dall'altro vi lascio, se scusate, state con la scena di gioco almeno, insomma. Dodici inteso mezzanotte, quindi 00, perché alle 12 ci sarei, nel senso a mezzogiorno, però se non ci sei tu dimmi, per me non c'è problema. No, vedi un po', io non voglio toglierti tempo, vedi un attimino come stai, ci sistemiamo, cioè se no possiamo fare anche 2-3 game a pranzo, perché pomeriggio purtroppo devo per forza studiare, sono messo male, c'ho un po' i giorni contati. Più che altro perché la sera purtroppo ho un invito e non ci sono, e quindi non potrei neanche studiare la sera, quindi devo per forza far così. Ah, lasciamo stare per favore, ci sto facendo una malattia. Va bene, Misha. Ah, sì, no, giocherei sicuramente Zarya, perché comunque, ripeto, è diventato il mio secondo pick. E Amund, insomma, non mi piace tantissimo. Ah, sarà che non l'ho giocato proprio, praticamente, però... E almeno fino adesso non c'è stata la necessità. Dovrei un attimino mettermi lì a impararlo bene, però andrei sicuramente su Zarya. Ma secondo me Diva ci sarà lo stesso, magari ci sarà di meno, magari saranno diverse le occasioni, perché alla fine quella Matrix nerfa la GOAT, ci sono anche tanti altri nerf, no? Sui tank, come ben sappiamo. Però Zarya sì, Zarya è ferma lì. Ci sarà meno GOAT, ci sarà meno GOAT, però la dive non morirà. Comunque sia, la dive su quelle mappe ci sarà sempre, indipendentemente dal 2 secondi di Matrix. No, ragazzi, dipende, io ripeto. Ripeto, non ho parlato con Dragon Eddy, cioè Dragon Eddy, ragazzi, non è che non ho parlato con l'ultimo, cioè Dragon Eddy. Ma lui mi ha detto che almeno fino ad adesso sicuramente Diva ci sarà comunque nel meta. Se lo dicono loro ad alti livelli, insomma, figurati. Come vi dicevo, sicuramente potrebbero esserci meno GOAT, però ragazzi, se andate a studiarvi la situazione della Matrix, capirete che sia un nerf, però comunque sia, rispetto al fatto sì, Amund è lì perché abbiamo visto che è quello che ne beneficia di più rispetto all'Armor, no? Che è stato nerfato anche quello. Però anche Diva, diciamo che non è che stia messa male da questo punto di vista. E sì, è ovvio, discutere adesso no, però insomma, poi vedremo anche cosa si combinerà in League, tanto giocheranno così, in League giocheranno così. Sì, ma ragazzi, vabbè, per Eddy non è un problema, però... Parlavamo di questo perché comunque sia, non è il fatto perché per lui fosse un problema perché si switcha su Zarya, ma per il semplice fatto che, vi spiego, non so se avete PTR o meno, comunque sia la Matrix, tu non hai modo di spammarla, diciamo, no? Però se voi usate la Matrix, diciamo a cooldown... No, ci intendiamo, giusto? Quindi
Matrix, 2 secondi, Matrix, 2 secondi, Matrix. Se tu la usi adesso la Matrix così, per scaricarla tutta a cooldown, così, assorbendo qualcosa ogni tanto, puoi fare al massimo 4 utilizzi e mezzo. Ok? Se invece la utilizzi adesso con il cooldown di 2 secondi, perlomeno così era in PTR, non so. Alcuni, Eddie mi diceva che forse potrebbe anche esserci stato qualche bug, però in PTR era così. Adesso vediamo domani. Si potevano fare sui 13-14 utilizzi, perché in quei 2 secondi la Matrix si ricaricava. Capite? Avete presente, no? Il caricamento che c'è della Matrix accanto, giusto? C'è un caricamento a semicerchio. Aspettare quei 2 secondi che si ricarichi di cooldown significa che la Matrix per quel secondo in più la carica poco poco di più. Quindi per scaricarla tutta ci sono più utilizzi. Ok? Quindi comunque sia, se uno se la studia bene la situazione, se uno se la sa giocare bene, ok, sicuramente non puoi andare a parlare tutte quelle cose che parlava prima spammando con un secondo, voglio dire, se ti tirano il grav è quasi, quasi impossibile mangiarlo, però comunque sia puoi gestirla bene, intendo dire, si può gestire, non è impossibile. Ah vabbè, se sarà sostituita forse si potrà anche giocare triple tank anche in dive con Hammond di... Ragazzi, ripeto, è inutile parlare adesso, dobbiamo comunque aspettare almeno, secondo me almeno l'inizio della league, per vedere se pur già stanno provando cose strane adesso in lobby league, si capisce, però vediamo e vedremo. Fatto sta che questo, domani vedremo se quella cosa è in live, se era un errore. Io dubito fortemente, perché comunque sia ok quei 2 secondi di cooldown, però devi farla per forza caricare un pochettino la Matrix, non puoi lasciarla ferma, sarebbe impossibile, perché comunque sia sono sempre 2 secondi in cui tu non la puoi usare la Matrix. Se ti mangi un grav e allo stesso tempo c'è la, non dovrebbe succedere, però se allo stesso tempo, che ne so, ti parte il drago, puoi mangiare una cosa, non puoi mangiare l'altra, perché automaticamente c'è quel fermo di un secondo in più. O comunque sia, se c'è un'ana che ti lancia la nade, tu puoi mangiarti il grav, non so, puoi mangiarti la nade o non il grav, perché giustamente quella non è stupida, capisce che l'hai usata, sa che c'è quel secondo in più e quindi te la lancia subito dopo, ovvio. Ah, ma assolutamente sì, voglio dire, non è un problema. Io comunque ultimamente sto cercando proprio di fare attenzione a cercare di usarla di meno per abituarmi al fatto che ci siano questi 2 secondi di cooldown. Ma domani sarà domani sarà brutta la situazione. Speriamo che sia giocabile e che Diva non esca così tanto dal meta, perché sennò mi sentirò perso. Guarda, no Misha, c'è stato un periodo in cui trovavo soltanto GOAT. Soltanto GOAT. Quelli contro di me che la sapevano usare, invece io nel mio team, seppur la chiedessi, nessuno la sapeva usare. Certo, cioè in compo puoi giocare tutto, assolutissimamente sì. Assolutissimamente sì, però sai com'è? Per come sono io, cerco di trainare l'eroe che mi serve per il team, per le competizioni, per le scrim, quello che è. Ovviamente cerco di trainarlo in ranked, perché andarlo a giocare in quick dove la gente non fa nulla, insomma è rilevante, no? Però se dovesse andare a uscire dal meta mi dispiacerebbe, perché un eroe che ci ho lavorato tanto e che mi piace veramente tanto, ma di tutto, di caratteristiche, di lore, di veramente di tutto. Cioè è per quello che comunque la uso tanto, no? Perché non è un eroe che mi scoccia come in tanti per Birgit. Nel mio team la gente
odia il fatto che debba giocare Big Hit perché dice che si annoia, non fanno niente. Ci sta, perché quello è l'eroe. Però insomma anche le, proprio le caratteristiche che ha D.Va sin dal primo momento mi sono sempre piaciute, il character design, mi piace tutto. Quindi spero vivamente che sia e continui a rimanere in meta. Ma mi sta bene che magari esca un attimino, venga un attimino, come dire, messa da parte, che comunque sia possa smontare la GOT, perché quello che vogliono fare adesso dalla Blizzard è smontare la GOT, questo è poco ma sicuro. Per tante season si è giocato solo Dive, ora da qualche season a questa parte siamo tornati GOT e adesso vogliono toglierla di nuovo, ma è sempre così, è sempre così. Hanno buffato quel Reaper, ragazzi, che io ho veramente paura adesso, perché in questo elo già adesso il Reaper è incounterabile in questo elo, perché nessuno riesce a fargli danno, cioè nessuno riesce a toglierselo davanti, tranne appunto la povera D.Va, che era l'unico tank in grado in qualche modo di timerare il Reaper e tenerlo. Io ce la facevo, cioè non sempre, però comunque si è riuscito a tenergli testa gestendo bene la Matrix. Adesso devo, l'unica cosa che devo capire adesso è se mi conviene usare quella Matrix come dicevo prima, però avrei bisogno di tanto sustain, oppure se è più conveniente usarla e scaricarla tutta insieme. Dipende tanto dalle situazioni, però inizio a pensare che forse usarla tutta in alcuni frangenti, in alcuni casi, potrebbe essere la cosa migliore, perché magari ti becchi tutto il danno di Reaper, però subito dopo per 2 secondi non puoi usarla, e quando la userai dopo 2 secondi sarà più che scarica. Quindi forse ne converrebbe usarne tipo mezza, qualcosa del genere. Bisogna giocare e saper giocare bene su questa cosa del caricamento su 2 secondi di cooldown. Solo domani, appena aprirò il PTR, saprò e capirò se è fattibile la situazione o meno. Tra l'altro domani, ripeto, purtroppo evento non evento, mi tocca per forza tardi, perché sei cagliato. Va bene, niente, questo è quanto. No, non mi faccio problemi, semplicemente sto studiando i possibili, come dire, le possibili potenzialità che ci sono sulla nuova Matrix. Maledetti che l'hanno nerfata, però ci sta, dai. Comunque sia, rimane una delle abilità più utili di tutto Overwatch, quindi niente, basta magari un attimino capire come usarla e vedere come si svilupperà il meta, ma sono sicuro che non uscirà dal meta, e comunque sia verrà comunque utilizzata. Ragazzi, io vi saluto perché si è fatto piuttosto tardi e domani è università, devo alzarmi presto. Allora, è soltanto questione di giorni, perché tolti, se riesco a farmi questi esami, togliermi di mezzo, poi sarò bello tranquillo per un po' di tempo. Studio di più in quel caso e cerco di studiarmi anche di più il gioco, e quello è il fatto che avendo meno tempo, in generale, quel tempo che ho gioco direttamente. Dovrei magari fare più studio tecnico sul gioco, che cose che già so cosa devo fare, ma non ho tempo materiale per farle, VOD review eccetera eccetera. Però vabbè ragazzi, io vi lascio. Va benissimo, vado a nanna. Raga, non so se c'è qualcuno che volete che possa ostare, ditemi se c'è qualcuno così lo ostiamo.
Mi sa che Halle stava facendo la 12, ma credo che a quest'ora sì, è più che finito. Prima rimuovere il danno, devi prima rimuovere. Vediamo se c'è qualcuno online su Overwatch. Questo, vabbè, nel senso dico in Italia. Vediamo. Vabbè, a parte io naturalmente. Ah, c'è qualcuno, dai. Qualcuno c'è. Magari qualcuno che ha pochi spettatori. Notte bella, quando vuoi noi siamo qua, eh. Noi tendenzialmente dovrei esserci ogni sera, magari in questo periodo un po' di meno, però la sera scappa che siamo sempre qua, eh. Magari se ti attivi la notifichetta ti arriva e sai quando siamo live. Bella, bella Stacy, grazie per tutti i consigli. Quando vuoi vieni che ne parliamo, e speriamo che la prossima volta che verrai sarò più alto in rank. È uno dei miei obiettivi della vita, prendere almeno il diamond. Vabbè, dai, ragazzi, stacco così. Grazie ancora di tutto, buonanotte belli, a domani. E grazie per il follow, Stes, eccolo. Finale proprio, abbiamo superato i 200, dai che facciamo festa la prossima. Bella Stes. Ciao ragazzi. Ciao ciao, buonanotte, grazie.